Questo è il video di presentazione di come si stende il gesso, potete vederlo qui, questo qua è il gesso, è un gesso freddo, un gesso che è preparato chimicamente, non è il classico gesso di Bologna che viene poi diluito con colla di coniglio che si usa a bagnomaria, ma è un gesso, diciamo, sintetico, chimico. Quindi questo tipo di gesso qua è sempre freddo, ha un ottimo vantaggio rispetto a quell'altro perché è più veloce, si può usare in qualsiasi momento, ma ciò che conta davvero è che ha le stesse proprietà, quindi è importante. Bene, quindi col pennello qui dentro, vedete, faccio così, asciugo un pochino il pennello. In realtà questa è una cosa piuttosto semplice da fare, non è che sia necessario chissà quale scuola, però ecco, è importante capire che va steso in un certo modo, quindi cercando di non lasciare troppe parti, diciamo, li chiamiamo grassi qui nell'ambito del mestiere, cioè delle gocce o, vedete, troppa roba, ecco, cerco di farlo entrare in tutti gli interstizi, in tutti i buchini, in questo modo qua, vedete, anche qui sotto, nelle parti laterali, e poi lo stendo, quindi nella sostanza prima lo metto così, poi dopo lo stendo. Questo tipo di gesso sintetico qua è molto buono perché, siccome non è caldo, si riesce a stendere in modo omogeneo sulla cornice in modo abbastanza semplice, come riuscite a vedere qua.